Francavilla premia Jonathan Milan. Sul traguardo posto nei pressi dello Stadio del Mare, il campione olimpico in maglia ciclamino della Lidl Trek vince la sua seconda tappa in questo Giro d'Italia. Milan si era imposto in Abruzzo già lo scorso anno a San Salvo al Giro e quest'anno alla Tirreno Adriatico a Giulianova. Andiamo ad ascoltare i protagonisti con le immagini di Donatello Ricci. Jonathan, hai fatto lo scorso anno Giro d'Italia in Abruzzo, quest'anno Tirreno Adriatico in Abruzzo, torni al Giro in Abruzzo e vinci. Presidente Marsiglia ha detto che ti daranno una cittadinanza speciale. Accetti, sì. Vedremo, dai. Siamo in appartamento. Siamo in appartamento. Vabbè. Porta fortuna all'Abruzzo. Questo è poco ma sicuro. Mi racconti al volo solo la volata? Ma è stato un po', sai, complicato, un po' movimentata come un po' d'altronde tutte le volate sono. E, i ragazzi mi hanno portato sulla ruota di Merlira ai 500 metri e io ho seguito lui e poi sono partito con la mia volata, ecco. Antonio, condizione che cresce sempre di più, ti chiedo l'obiettivo, a parte questa maglia bianca per Roma. Sì, dai, devo dire che la condizione sta crescendo sempre di più. Adesso ho appunto questa maglia bianca da onorare sulle strade del Giro, quindi appunto è un po' un sogno che si avvera e cercherò di fare il massimo per portarla fino a Roma. E, però appunto l'obiettivo non è soltanto quello della maglia bianca, ma sicuramente darò il massimo di me stesso per cercare di arrivare al podio. Presidente Marsiglia, Abruzzo grande protagonista, ma a Jonathan Milan darete una cittadinanza particolare? Perché gliel'ho già promessa mentre gli davo la maglia. Ormai è abbonato alle vittorie in Abruzzo, vuol dire che abbiamo i rettilinei e i percorsi giusti per esaltare le sue qualità e spero che questa abitudine non la perda e anzi sarà buon, come dire, viatico per le prossime occasioni, perché non potrà, come dire, essere da meno. L'Abruzzo e il Giro d'Italia? L'Abruzzo e il Giro d'Italia sono, come dico sempre, un connubio ormai indissolubile. Continueremo nei prossimi anni a sviluppare questo rapporto con il Giro e con il ciclismo in genere. Peraltro a luglio ci diamo tutti appuntamento per il Giro Donne, tre tappe bellissime con il finale all'Aquila che celebrerà la vincitrice della corsa rosa in rosa e poi il prossimo anno un altro bel calendario. Conteso da tante città. Ed è un bene perché vedo che anche i sindaci dei partiti che dicevano che non bisognava fare i grandi eventi e che non bisognava finanziare RCS per il Giro d'Italia oggi chiedono tappe, partenze o arrivi del Giro. Vuol dire che il risultato è quello che vediamo, un popolo festante, migliaia di persone contente, territori che vengono valorizzati, promossi sulle televisioni nazionali e internazionali con una grande ricaduta poi anche economica nei momenti, negli anni successivi. Noi speriamo sin da subito, già oggi qui Francavilla ha avuto la possibilità di mostrare il suo volto, una delle prime città d'Abruzzo ad essersi caratterizzata nella storia come stazione turistica, che oggi ha avuto la possibilità di mostrare le proprie spiagge, le proprie bellezze al mondo intero, e speriamo appunto che questo porti anche tanto ritorno indietro. Francavilla ha risposto benissimo sin da quella chiamata del Giro d'Italia. Sì, è stata una giornata entusiasmante, abbiamo ospitato a Francavilla la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo e di questo ne sono estremamente orgogliosa. E non solo l'aspetto agonistico sulle strade del Giro, ma anche tanto divertimento, la carovana, i gadget e l'entusiasmo del Giro d'Italia. Venite al Giro d'Italia! Ciao!